Lancia 110 Cultura e Compleanni, benvenuti a tutti voi alle tre giornate che Lancia Club organizza in questo bellissimo weekend. Benvenuto presidente Lancia Club, Giorgio Formini, ciao. Ciao, benvenuti a voi. Non poteva che iniziare all'interno del Museo dell'Auto questa, diciamo, kermesse. Sì, una kermesse che dura tre giorni appunto come programma e siamo qui a iniziare questi tre giorni per i 110 anni di Lancia. Come da programma esattamente, siamo qui al Museo d'Automobile, ospiti del direttore Gaffino Rossi e siamo davanti a una Lancia storica importante perché si tratta di una delle quattro Flaminia presidenziali realizzate per il Quirinale e questa in particolare che si chiama Belmonte come nome di battesimo perché ognuno ha il suo, ha portato a Torino, mi pare nel 61 o qualcosa del genere, la regina Elisabetta seduta sul sedile posteriore insieme al principe consorte, quindi è una vettura che siamo contenti di avere qui a Torino, specialmente al museo dedicato all'automobile. In questa prima giornata automobili, ma personaggi che hanno creato queste automobili? Soprattutto perché è una giornata espressamente culturale, avremo degli importantissimi relatori che tra mezz'ora incomincerà la conferenza, che parleranno sull'automobile, particolarmente sulla marca Lancia e anche sul gruppo Fiat, da cui a un certo momento della storia è di Pesa. Quindi sono conferenze importanti e sono articolate su argomenti predefiniti, partendo dall'inizio della fondazione attraverso gli uomini che l'hanno portata fino ad oggi. Quindi parleremo di Vincenzo, parleremo della moglie Adele, parleremo del figlio Gianni, parleremo di Pesenti, Ingier Pesenti quando è entrato, parleremo anche di FCA che ha rilevato a un certo punto della storia il marchio Lancia e l'ha prodotto insieme agli altri brand. Li ascolteremo più avanti. Quando il Lancia Club si muove produce anche cultura sul territorio, dunque i soci potranno visitare la mostra di Giugiaro. Sì, nell'intervallo della conferenza stamattina il museo ci ha concesso la visita ai nostri ospiti per la mostra di Giugiaro che è stata inaugurata ieri sera ed è molto interessante. La cultura sicuramente la promuoviamo perché il nostro input da parte di FCA è proprio quello di mantenere a livello la cultura e il programma Lancia di innovazione, quello che è stato e quello che sarà lo vedremo. Quindi Lancia protagonista ma anche la città di Torino direi. Come sempre Lancia e Torino credo che siano in simbiosi, per cui noi siamo ben contenti di promuovere Lancia perché è il nostro lavoro, il nostro hobby e Torino perché è la mia città. Grazie, andiamo ad ascoltare alcuni relatori, ciao. Grazie a te, a dopo. Incontriamo con vero piacere l'ingegnere Bruno Cena, ex dice responsabile sperimentazione Lancia, benvenuto. Grazie, grazie a voi. Accanto alla sua creatura, la Delta, che tanto ha dato possiamo dire ai tifosi. Beh, allora appropriarsi della paternità di una vettura è sempre molto rischioso, anche perché non è la verità. Può essere collettiva la proprietà. Esatto, è sempre collettiva perché il papà della Delta, della prima Delta, se possiamo dire che c'è un papà, è stato l'ingegner Sergio Camuffo, che purtroppo è mancato, è stato un maestro per tutti noi, un progettista sopraffino. Io, per quanto riguarda questa vettura, la Delta a trazione integrale, ho avuto la fortuna e la responsabilità di sviluppare l'handling, la dinamica del veicolo sulla strada e quindi di fare le scelte di sospensione, di guida, soprattutto di trasmissione, ripartizioni, differenziali, bloccaggi eccetera eccetera, per due obiettivi fondamentali. Uno, avere un'automobile di successo sul mercato che ricordasse le vecchie Lancia, quelle mitiche, dalla Fulvia, l'Aurelia, le Aprilia nei tempi prima della guerra, che pur essendo macchine di serie, con quattro ritocchi vincevano le gare. E secondo, quello di preparare un'automobile che fosse facilmente rileggibile in macchina da corsa grazie
al fatto che il regolamento del campionato del mondo nel 1987 abbandonò per tristi motivi il gruppo B, in cui vincevamo con la Delta S4 che nulla aveva a che vedere con questa, ma quando entrò il gruppo A noi eravamo pronti con questa automobile e quindi 6 campionati di seguito. Assolutamente sì, dalla produzione ai rally, dai rally alla produzione, una valenza particolare. Guardi, dalla produzione ai rally è stato il primo passo, i passi successivi sono stati un continuo pungolo all'evoluzione che veniva da 3 personaggi che voglio ricordare perché è eccezionale, l'ingegner Lombardi, l'ingegner Limone e il compianto Giorgio Pianta, che erano 3 uomini della squadra Lancia inquadrati nell'Abarth, che leggevano nel regolamento e scoprivano nel regolamento internazionale fra le pieghe tutti quegli aspetti della vettura di serie che avrebbero potuto, enfatizzati, rendere la vettura più competitiva. E quindi fu una rincorsa dalla 4WD fino alla evoluzione a potenziare, migliorare tutto ciò che il regolamento consentiva di fare sulla vettura di produzione. Però c'erano 2 cose da tenere presente. Uno, che la vettura era comunque da vendersi come una vettura di serie. Secondo, che per omologare l'automobile ci volevano 5.000 pezzi, tutti conformi alle modifiche. Siccome avevamo da un anno all'altro per fare la modificazione del nuovo tipo, pensate le precessioni temporali per capire le modifiche, definirle tecnicamente e industrialmente, avviare i fornitori, avviare la produzione, fare l'omologazione, fare l'omologazione normale, quella per mettergli la targa, mettere la macchina sul mercato, trovare 5.000 clienti ed avere poi l'omologazione a correre. Il rischio è stato sempre quello di non trovare i 5.000 clienti, per fortuna ci è andata sempre benissimo. Assolutamente. Qual è il rapporto con i piloti? Qual è il preferito? Il rapporto con i piloti, noi come uomini della produzione li avevamo, diciamo, un pochino marginali, perché i piloti interagivano con la squadra corse e con Abarth. Io però, come appassionato e rallista, per quello che potevo da ragazzo, evidentemente andavo a cercarmeli tutti sulle piste, chiacchieravo con loro, eccetera, eccetera. Io devo dire che il mio preferito, per una questione affettiva, è stato Giorgio Pianta, perché Giorgio Pianta lo sentivo molto vicino al mio lavoro. Era il pilota collaudatore che faceva le esperienze per portare la vettura di serie con tutte le elaborazioni alla vettura da corsa. Lo vedevo, gli parlavo e lo sentivo vicinissimo al mio mestiere, per cui gli sono fortemente affezionato. Terminerei con una provocazione: venisse prodotta oggi? Venisse prodotta oggi dovremmo cambiare l'85% delle cose, perché le norme della sicurezza, le norme antinquinamento, l'accettabilità di un prodotto del genere da parte del mercato, bisogna cambiare gli occhiali e rileggerlo. Le cose riviste non sono mai la copia di quello che furono, sono sempre una rilettura attualizzata di quello che l'esempio più bello e lampante e rispondente secondo me è la Mini del gruppo BMW. Ricorda, fa vagheggiare quella che fu la Mini di Sigonix, ma è tutta un'altra vettura. Noi sapremmo rifarla, però. Lei saprebbe rifarla, vero? Noi sapremmo rifarla. Vabbè, buon lavoro a questo punto. Grazie a tutti. Ingegner Barberis, condensare 110 anni di storia della Lancia in una conferenza è già difficile, figuriamoci in 5 minuti di intervista, però proviamoci. Ma credo che il nome Lancia parla da sé, quindi ha già detto tutto dicendo quello. È come se lei mi chiedesse a me di concentrare i miei 50 anni di lavoro in Fiat, che ha previsto di tutto. Come amministratore, direi. Ho fatto come tutto, perché ho lavorato in fonderia, nei componenti, sono stato anche presidente della Camera di Commercio, ne ho fatti di tutti i colori nella mia vita. Quindi dovessi concentrare. Allora, certamente il nome Lancia è un grandissimo nome, una grandissima storia. Ancora oggi ha un grandissimo appeal.
ragione per la quale così tanta gente la vediamo venire qui. Naturalmente ha avuto degli alti e bassi questo marchio, in questo momento molti si aspettano un rilancio, certamente è un marchio che Fiat ha sempre considerato e continua a considerare un marchio estremamente importante. Quanto il passato può produrre il futuro per Lancia? Ma come sempre dipende dagli uomini le cose come vengono fatte, da come interpretano questo. Dal mio punto di vista un valore come il marchio Lancia ha un potenziale che, io dico tra virgolette, è eterno, può continuare sempre, può restare un po' più dormiente, un po' meno, ma ha sempre una potenzialità infinita. E io penso che per Fiat continua a essere, per il gruppo FCA, oggi diventato un brand mondiale che comprende tanti altri brand, credo che anche se un po' invejoso, ma il marchio Lancia è sempre una grandissima ricchezza. Più stile o più passione per le corse? Guardi, c'è tutto, è tutto compenetrato, perché le corse sono state un modo per produrre dell'automobile, per vendere, per trovare appassionati, quindi è nel movimento, miglioramento continuo, c'è questo passaggio da uno all'altro e uno trascina l'altro. Concluderei con un messaggio per i giovani che si occuperanno di Lancia, cioè i giovani ingegneri. Guardi, per credere bisogna credere in quello che si fa, bisogna essere estremamente positivi e bisogna credere un po' nell'impossibile perché l'impossibile si realizzi. Allora, questo grande nome che ha fatto la storia dell'automobile, io credo che è un grandissimo potenziale che i giovani che saranno capaci di interpretarlo nel modo come chi l'ha fondato, lavorato, credo che è il miglior testimone. Il senso di questi due giorni che passiamo qui a parlare di questo testimoniano, credo, questo entusiasmo anche dell'azionista Fiat e del gruppo oggi FCA, che ha continuato a credere e continua a crederci. Grazie. Bene Giorgio, si conclude qui la prima giornata di questi tre giorni dedicata al marchio Lancia, al Museo dell'Auto. Come ho detto prima con l'ingegner Barberis, è complicato ridurre 110 anni in 5 minuti, però mi pare che ci siano riusciti bene. Ma direi con soddisfazione, io sono contento, abbiamo sentito oratori, relatori di grande importanza che hanno parlato di quello che hanno del loro lavoro, soprattutto in FCA, oggi FCA ma parlando dalla Fiat, che hanno parlato con grande entusiasmo e con un ricordo di quello che è stato il passato Lancia eccezionale, quello che a noi conta, perché come ho detto in apertura promuoviamo la cultura del marchio e la sua storia. Domani mattina, questo concludendo, cominciamo a dare un'anticipazione, saremo invece al Lingotto, all'Aula Magna del Politecnico, dove incominciamo a parlare di quei modelli che in questo anno del 110 cambiano decina, quelle che hanno 30 anni, quelle che hanno 40, saranno l'Aprilia che ne ha 80, saranno la Gamma che ne ha 40 e queste vetture saranno domani celebrate in una sede al Politecnico, di nuovo con relatori di grande importanza. Pomeriggio poi saremo invece a Castello del Valentino, dove parliamo più di sport, perché si parla di Monte Carlo, si parla di Zero 37, si parla di Delta 4WD. Aspettiamo soprattutto i giovani, perché sono quelli molto appassionati dello sport Lancia, della seconda giovinezza del sport Lancia, perché la prima era quella degli anni 50 con la Formula 1 di 50 eccetera, la seconda è quella dei rally, dove la Lancia ha spopolato. Bene, a questo punto noi diamo appuntamento a tutti i nostri amici alla prossima puntata. Grazie Giorgio. Grazie a te Francesco, ciao. Grazie a voi.